Ultime ore per la messa a punto della legge di bilancio e le misure della manovra 2018, lunedì all'esame del governo. Ieri il varo del decreto fiscale collegato. CGIL, CISL e UIL mobilitati oggi in numerose città per chiedere risposte su lavoro e investimenti. Alessandra Azzolini. Il decreto fiscale contiene importanti coperture finanziarie per gli interventi della legge di bilancio. La novità è la norma antiscorrerie che pone un limite allo shopping dall'estero sulle società italiane strategiche. C'è poi la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Nel decreto anche l'ampliamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'incremento e la proroga del prestito ad Alitalia. Il governo guarda ora la legge di bilancio, lunedì attesa sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Una manovra efficace, la definisce il ministro Padoan. Le tasse stanno calando, dice, e famiglie e imprese continueranno a ricevere lo stesso sostegno. Vale quasi 20 miliardi di euro. Per le coperture ci si affida soprattutto alla lotta all'evasione fiscale e ai tagli alla spesa pubblica. Le risorse serviranno a finanziare le misure per la crescita, come gli sgravi per le assunzioni dei giovani, gli incentivi per l'innovazione delle imprese, il rinnovo dei contratti pubblici, la lotta alla povertà. Intanto CGIL, CISL e UIL sono oggi scesi in piazza per sollecitare maggiore attenzione su pensioni, lavoro e sviluppo, in attesa dell'incontro con il governo di lunedì. Fino ad ora non abbiamo avuto risposte, se non si sceglie una strada di investimenti e di risposte sociali, anche il po' di ripresa che si vede non si traduce in una crescita effettiva per il Paese. Da Firenze la leader CISL Furlan dice il governo si concentri sulle vere priorità del paese che sono crescita, lavoro per i giovani e rinnovo dei contratti. Più soldi per l'APE sociale, la pensione anticipata, chiede Barbagallo, UIL da Matera, soprattutto per quelle di giovani e donne. Sindacati oggi in piazza a difesa del lavoro giovanile e per il rinnovo del contratto degli statali. E tra manifestazioni ed eventi sportivi nel pomeriggio si annunciano davvero ore di passione per la capitale. Otto anni che 3 milioni di lavoratrici e lavoratori sono senza contratto e poi rispetto degli impegni a partire dagli accordi che abbiamo fatto su come cambiare la legge Fornero e dalle piattaforme sul lavoro. Anna Maria Furlan parlava a Firenze sul delicato tema del rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, ma oggi i sindacati hanno organizzato presidi in molte città italiane per chiedere più risorse per l'occupazione giovanile e per i dipendenti pubblici, ma anche il congelamento dell'innalzamento dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita. Susanna Camusso da Milano solleva la questione dei contratti statali e sollecita il governo a interventi per favorire lavoro e giovani, mentre a Roma sono 13 le manifestazioni previste per oggi e l'allerta sicurezza è massimo. Dalle proteste di Piazza dei Sindacati fino al corteo dei militanti di destra e l'incontro di calcio Roma-Napoli. 3.000 gli agenti strada, 1.000 in più rispetto al solito. La prima manifestazione è iniziata alle 10 in Piazza Santi Apostoli davanti alla prefettura. Protesta la CGIL Roma e Lazio contro le misure sul lavoro e giovani previste dal governo. Nel pomeriggio alle 15 i sindacati si sposteranno a Piazza San Giovanni Bosco. Ma il corteo che fa più paura è quello dei movimenti di destra che inizierà un'ora dopo. Saranno 10.000 le persone che attraverseranno la città. Per finire con la partita di campionato Roma-Napoli. Si giocherà questa sera e non accadeva dal 2014, quando il tifoso partenopeo Ciro Immobile fu ucciso fuori dall'Olimpico prima dell'inizio del match. Intanto il governo dà il via libera al decreto che racchiude un pezzo della manovra 2018 e prevede la proroga per Alitalia della restituzione del prestito ponte al 30 settembre 2018 e un aumento della dote da 300 milioni rispetto ai 600 stanziati a maggio. Ma anche un rafforzamento della Golden Power che viene estesa ad altri settori strategici, dalle infrastrutture critiche e sensibili alla robotica, alla sicurezza di rete e le tecnologie spaziali e nucleari. Più investimenti per far ripartire il paese e più attenzione per i giovani e pensionati sono le richieste dei sindacati CGIL, CISL e UIL che hanno indetto manifestazioni in tutta Italia. Lorenzo Sartorelli. Maggiori risorse per occupazione e welfare con particolare attenzione a giovani e pensioni. Sulla manovra i sindacati vogliono far sentire la propria voce. CGIL, CISL e UIL hanno indetto una mobilitazione nazionale unitaria con presidi davanti a tutte le prefetture italiane per ribadire al governo le loro priorità. Crescita, lavoro, occupazione, in modo particolare occupazione giovanile e contratti della pubblica amministrazione. Da Milano il segretario della CGIL Camusso
Musso torna a chiedere il congelamento dell'innalzamento automatico dell'età pensionabile legato all'aspettativa di vita in modo da favorire il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro. Di impedire che si allunghi ulteriormente l'età per andare in pensione senza che ci siano invece quegli interventi necessari sia per chi ha il lavoro e vuole andare in pensione, ma sia soprattutto per chi ha il lavoro e vuole entrare. Per i sindacati i soldi vanno trovati con una più efficace lotta all'evasione e alla corruzione, destinandoli al welfare, dagli ammortizzatori sociali alla sanità. Dobbiamo fare in modo che il Paese riprenda con un'economia che non sia basata su decreti, ma che sia basata su investimenti pubblici e privati. Lunedì CGIL e CISL e UIL sono stati convocati dal ministro del lavoro Poletti in vista della legge di bilancio che lo stesso giorno dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri. Lunedì il governo vara la legge di bilancio. Prima del Consiglio dei Ministri si terrà un incontro con i sindacati che questa mattina sono scesi in piazza in molte città per presentare le loro richieste su lavoro e pensioni. Ce ne parla Niccolò Bellagamba. Giovani, c'è un problema che hanno carriere discontinue e quindi devono trovare dei sistemi per fare in modo che abbiano un domani anche loro una pensione dignitosa. La preoccupazione sono le pensioni, ma soprattutto l'età pensionabile, perché è inimmaginabile pensare di dare un futuro ai giovani tenendo in azienda persone vicine ai 70 anni. Il mondo del lavoro scende in piazza in tutta Italia per chiedere più crescita, più diritti per i giovani lavoratori e uno stop all'adeguamento automatico dell'età pensionabile con l'aumentare dell'età anagrafica. Bandiere sindacali e mobilitazioni in vista dell'incontro dei sindacati col ministro Poletti lunedì. Poi, in vista del varo della legge di bilancio, i sindacati chiedono anche la cancellazione dei super ticket sanitari. Crescita, lavoro, occupazione, in modo particolare occupazione giovanile e contratti della pubblica amministrazione. La flessibilità delle pensioni e della necessità di impedire che si allunghi ulteriormente l'età per andare in pensione senza che ci siano invece quegli interventi necessari sia per chi ha il lavoro e vuole andare in pensione, ma sia soprattutto per chi ha il lavoro e vuole entrare. Sindacati in allarme anche sull'APE sociale, l'anticipo pensionistico gratuito per le categorie disagiate. Di domande ne sono arrivate 66.000, più del previsto. Nelle prossime ore si saprà quante domande sono state accettate dopo le polemiche degli ultimi giorni sui criteri troppo restrittivi utilizzati.